Ehi, ciao, scusami se ti chiamo a quest'ora, lo so che è molto tardi, però in questi giorni ho pensato che dovresti davvero aprirti un canale YouTube dove carichi un po' di filmati, vlog, video lezioni, video recensioni, insomma tutte quelle cose che voi fotografi, videomaker sapete fare bene. Ad esempio, so che domani parti per Edimburgo, perché tipo non fai un bel vlog che poi carichi su YouTube? Ok, Edimburgo è stata fantastica. Sono partito pensando di andare in un posto mai visto, visitarlo e ritornare alla normalità come se niente fosse accaduto. Tutto ciò non è accaduto. Ok, cerchiamo di procedere per gradi. Partiamo dal viaggio di andata. Con uno schiocco di dita mi sono ritrovato a Edimburgo. Ok, non proprio, però faceva figo per il video. In realtà, per la prima volta dopo mesi, ho ripreso la valigia. Ho preso un taxi per recarmi all'aeroporto di Firenze. E dopo un giro per l'aeroporto in pullman sono finalmente salito sull'aereo. Non un comune aereo, un bell'aereo. Non proprio. Il jet era troppo costoso. Sono semplicemente salito su un Embraer della KLM. Place the mask over your nose and mouth. Should in front, make sure to tighten it. Dopo varie peripezie in aeroporto per il controllo dei passaporti, finalmente posso dire di essere arrivato a Edimburgo. Ma prima, stanza di hotel. Primo vero giorno ad Edimburgo e, come avete potuto vedere dalla stanza, l'hotel è una bomba. Ma come dicono gli inglesi, breakfast
breakfast is the most important meal of the day. E quindi che fai? Te ne privi? Comunque non ho passato tutto il giorno a fare colazione. Ho girato un po' il centro e questo è quanto. Secondo giorno ad Edimburgo. Ho passato tutta la mattina sugli autobus turistici per visitare Edimburgo by bus. In realtà dovevo anche andare dalla parte opposta della città a recapitare dell'attrezzatura, mentre nel pomeriggio ho visitato il vero centro storico di Edimburgo. Ultimo giorno ad Edimburgo. Ho visitato il Museo Nazionale Scozzese, ma per ragioni di storytelling non mostrerò molto. Quindi, per concludere, visitare Edimburgo è stata un'esperienza speciale e penso che le immagini siano il mezzo migliore per trasmettere le emozioni che ho provato durante questo viaggio. Quindi muto il microfono e ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video.